Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente spero sempre di trovarvi in ottima forma, forma mentale, forma fisica, naturalmente interessati a dialetto, naturalmente quaderno e è, è solita penna, perché alla fine ci sarà il solito vocabolarietto. Vi dico subito che oggi è una puntata, che chiamiamo, nostalgica. Perché? Perché andiamo a ricordare un po' con la nostra ospite, dei bellissimi episodi scolastici che vedono questa ospite appunto leggere, pensate un po', le poesie di Floriani. Cioè torniamo indietro di alcuni anni, non tanti, ma quando appunto all'elementare pensate un po' si leggevano i versi di Floriani, di Giacomo Floriani. E quindi ho questa gradita ospite che è un ex alunna di quell'elementare in cui... Pensato un po', si studiava anche il dialetto alto-gardesano grazie ai versi di Giacomo Floriani. L'ospite eccola qua, è Lorenza Dalle Piatte. Piacere. Grazie Lorenza, ti do del tu perché <ride> potresti essere mia figlia. Grazie dell'invito. Grazie a te di averlo accettato. Vedete che non è più giovanissima, è, nelle piene, è piena vigoria fisica della, della giovinezza, però chiaramente non è l'alunna delle scuole elementari. Però la voglio riportare a quegli anni. E allora per riportarla a quegli anni, Lorenza, mi devi leggere una delle poesie che, che leggevi appunto negli anni dell'elementare. Che andremo... ho imparato a memoria. Bene, poi andremo a scoprire appunto qualcos'altro. Prego, Lorenza. Santa Luzia. Zo dal ciel pienende stele, per una strada lunga e stretta, ben cargada de ste stele, Santa Luzia benedetta. E le case senza l'uomo non si se sente più Ma fra il caldo e i scaldaletti, quanti occioni berecchini che che l'usa in i letti come perle sui cossini, quanti rizzi piazzaroi i si muove sui linzoi. E una nuda camereta che lavarda sui so sopra i copi che è una mamma poereta con una strozzega de popi. Che gaiocci in lagrimai che si sogna dei regai. Una bella camminata che i pensieri la consuma, che la nona ampisolata da si qualche nono il fuma, col camin che tira su qualche sogno del gioventù. cuna andinociada che la e la secruzia, che la mamma sconsolada che la prega Santa Luzia, che tornando su nel ciel la ghe basa il suo putel. Ed è fora fra i misteri, desta not così stupenda, si rinnova sui boccheri le canzoni desta leggenda, si rinnova il viazzo bel di Santa Luzia e la Zenel. Ecco, intanto complimenti Lorenza perché veramente hai letto in un modo veramente splendido e corretto da un punto di vista fonetico, perché ho sentito la pronuncia degli accenti sui quali voi sapete che sono sempre molto pignolo, la lettura è stata veramente perfetta, non si è neanche intattayada, tanto <ride> per usare il termine dialettale, non ha senso petada, quindi tutto perfetto. Fra l'altro vi faccio notare che questo non è il mio libro consueto che vedete su questa... Eh, questo è il suo libro, pensate un po', aveva i cinque canzonieri di Giacomo Floriani, il famoso libro edito nell'82 grazie all'opera di Riccardo Maroni, pensate, ce l'ha ancora a testimonianza di questo suo impegno, di questa passione, ricordo. Eh. Esatto. Bene, detto allora questo, quindi complimenti di nuovo, grazie, grazie. per la tua lettura. Grazie per averci portato a questa tua esperienza del passato, però adesso dobbiamo andare a scoprire, nel passato eh, leggeva in classe o leggeva o declamava questa poesia grazie evidentemente ad una maestra. No? Esatto. Allora adesso andiamo a scoprire la maestra che alcuni anni fa, non diciamo quanti per non scoprire l'età perché... Evitiamo. Se no, evitiamo, <ride> dice la Lorenza, ecco, però andiamo adesso a scoprire chi faceva declamare le poesie in classe. Vi dico subito che è un'amica di Telegarda di questa trasmissione. Lei è una delle mie donne, dico sempre, di quelle che mi aiutano sono le mie collaboratrici 5 Stelle. Ecco, e voi sapete chi è? Beh, la vedete spesso in queste puntate, l'avete vista spesso declamare le poesie di Floriani dopo il telegiornale in determinate occasioni e la vedrete ancora in futuro. Beh, la chiamo subito, è la maestra Rita Pellegrini di Varone. Ecco Ciao qua Lorenza. Rita. Eccoti qua. Baci, eh? Ciao. Ciao Rita, noi ormai siamo ci frequentiamo da, da un sacco di tempo. Questa quindi... è una bellissima <coughs> sorpresa. Ecco. Quindi ho, pi ho piacere di questa rimpatriata dialettale, fra virgolette, Rita. Sì. Allora Rita, intanto diciamo subito che con questa tua esperienza con la Lorenza siamo all'inizio, mi pare, degli anni Ottanta, avevi detto? Sì, sì. Inizio degli anni Ottanta, quindi un po' di anni fa, ecco. Allora, racconta a me, ma principalmente ai nostri telespettatori, un po' di questa tua esperienza col dialetto in classe. Insomma, intanto che classe era? Un terza, allora, quarta. Eh, tu prima hai detto scuola elementare che adesso si chiama scuola primaria. Ecco, mi raccomando, avete scuola, allora, io sono ancora con allora la vecchia era, nomenclatura. Era la vecchia scuola elementare. Eh, io quell'anno avevo la prima classe e quindi la prima classe in quegli anni le maestre... Eh, o i maestri accompagnavano i bambini dalla prima alla quinta classe. Insegnavo italiano in quella classe, e, eh, che era una classe meravigliosa, che ricordo in modo speciale. E Lorenza faceva parte delle mie bambine e amavo molto sempre insegnare poesie. Poesie. Eh, di cioè in lingua italiana in lingua però italiana, anche sì, adesso apriamo esatto, il sipario sì. anche in, però anche in dialetto, in dialetto. perché Beh, questo... sempre per questo eh, mio affetto verso Giacomo Floriani perché era un affetto alla fine di quando ero bambina eh, mi piaceva portarlo ancora a scuola per riscoprire anche parole dialettali diverse da quelle che i bambini usavano anche nel, nel parlare normale di casa. Ecco. E quindi insegnavo le più, eh, quelle che eh, potevano adattarsi a periodi del, dell'anno particolari. Come Santa, Santa Luzia, Luzia, che imparavano peraltro a memoria e non era facile, certo. illustravano, facevano le scenette, ecco. E Nadal mi pare di ricordare, vero? Sì. Ecco, Santa Luzia Nadal. Ah, e come è nata il Garda? Perché ecco, era una qua. delle nostre preferite. Perché è una storia un po' fiabesca, no? Sì, quindi che sì, sì, si sì. adatta proprio sì. Alla, alla, sì. al pubblico ai qua, alla, sì. al quale reciti sì. questa poesia. E quindi sentite un po', eh, questo discorso mi interessa sul dialetto su Giacomo Floriani perché ritorno a dire che stiamo appunto cercando di organizzare, stiamo già a buon punto, un'associazione un dialettale per fare qualcosa appunto per il dialetto alto-gardesano, ma anche per ricordare l'anno prossimo, nel 2018, appunto i 50 anni dalla morte di Giacomo Floriani. Quindi aspetto sempre adesioni, spero che ci siano persone amanti del dialetto, so che ci sono non sono impegni notevoli, si tratta soltanto di trovarci, discutere, chiacchierare, riscoprire termini che magari stanno scomparendo, fare quello che si dice filò, far filò, come si faceva filo, nelle nostre sì. stalle. Ecco, Beh, Lorenza, sì. dimmi un po', perché tu mi dicevi prima, quando ci siamo incontrati, che i tuoi figli hanno una bella esperienza col dialetto. Esatto, anche loro, il grande ormai ha 15 anni, però effettivamente sta frequentando la scuola primaria di Varone, la maestra che ha avuto e che ha tuttora mio figlio di 9 anni, gli sta facendo proprio imparare a memoria le poesie di Giacomo Floriani e dove frequenta la scuola? Sempre a Varone, la allora, scuola primaria, senti... allora, esatto. Allora, sì. da quello che ho capito, Varone è un enclave: <ride> scusate esatto. il termine, proprio dall'idea di un, una comunità. La mia qualcosa stessa scuola chiusa, quella. dove proprio c'è il dialetto, lì veramente c'è la passione per il dialetto. E di difatti, quando sono arrivata a casa con il quaderno delle poesie, con queste poesie stampate in dialetto di Floriani, io ovviamente sono tornata indietro negli anni. Okay. E mi sono ricordata infatti di queste che comunque ci faceva imparare a suo tempo la maestra vita. Che poi, Lorenza, non so se te l'ha detto, ma te l'avrà detto la maestra Antonella, per eh, pochi mesi è stata una mia alunna. Anche lei ha pregato. No, questo non lo sapevo. C'è cioè, un filo la, no. la questo proprio non lo figli figli, sapevo. Per poco cioè, è stata anche una mia pregasina. Ah, quindi possiamo dire che veramente quel nucleo presente, quel focherello sì. che è lì sempre, che brucia. È sempre acceso. È sempre acceso, ma dobbiamo dire che la Rita Pellegrini eh. è colei che ha ogni lanciato. tanto va lì ad attizzare <ride> so questo focherello. Mi viene in mente il fuoco quando chi segue queste puntate si ricorderà che siamo stati qualche volta su Alla Baita Floriani e mentre stavamo parlando con la Rita e con la Milena Zucchelli di Giacomo Floriani e c'era un bel caminetto in cui c'era un fuoco vispo, eh? ad un certo punto, nel momento in cui abbiamo parlato di Floriani, improvvisamente il fuoco ha incominciato quasi per miracolo a crepitare, ma un crepitio strano, sembrava fosse, che fosse lo spirito di Floriani certo. che diceva, guardate che sono chi, son chi anche a me, chi nel fogolar, Perché, Arendt, al Arendt, 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 con l'accento Arendt. Arendt al fogolar, dove, diciamo, Floriani amava cuocere le castagne, che emanavano quel bomodor, diceva, de salvia e de castagne, no? E quindi sì. è un'immagine che mi piace ricordare perché veramente eh, un po' rappresenta quella che era la vita, il gusto per una cer un certo tipo di vita in montagna di Giacomo Floriani. Quindi, Floriani, vedete che è sempre eh, nei nostri cuori, nei nostri menti, e devo dire che qui abbiamo... Rita, che adesso scusate lei si arrabbia, lo so, ma devo dirlo, lo ripeto: che lei negli anni 60 era stata premiata come la migliore poetessa di Aletale Trentina, naturalmente bambina, premiata, premiata dallo stesso Giacomo Floriani. Quindi non poteva non emergere in questa sua passione, <ride> e vedete che cerca di perpetuare questa sua passione nei ragazzi che ha avuto e anche nelle maestre che poi, appunto, con esatto. i figli di Lorenza riescono a. Portare avanti il ce discorso. Ce ne sono altre ancora. Ce ne sono ancora. Ecco, sì, sì, ce ne sono altre. Vi anticipo subito che, che non lascio perdere questa, questa mm. cosa perché andrò adesso a cercare queste maestre perché non posso non perdere questa occasione per portarle da qui a loro Telegarda. Esatto, per e perché è troppo, troppo bello, troppo importante anche perché dietro le maestre, ricordate, ci sono i ragazzini, i bambini, le bambine sì. e io ritengo che il dialetto, il dialetto alto-gardesano può dare veramente anche ai ragazzi dei sani principi, che sono i principi di una certa generazione, eh? non voglio adesso stare qua a fare i soliti discorsi, Claire Meyer una volta, De Ades, ma insomma c'erano dei principi che varrebbe la pena appunto riscoprire, sì. riportare alla luce e quindi anche all'attenzione eh, delle giovani. Dimmi... Ecco, altrimenti. no, mi viene in mente, perché appunto ce ne sono altre maestre che eh, hanno fatto questo lavoro. Non più tardi di eh, due anni fa, eh, le maestre, la maestra o le maestre perché adesso sono anche più di una, no, eh, della, della mia nipotina, hanno accompagnato i bambini alla sua La Baita di Floriani con la SAT e lì hanno, ehm, hanno raccontato la storia di Giacomo Floriani, hanno detto che abitava là e i bambini hanno imparato. La me baita, Bella. Eh, proprio, che quindi, noi ci siamo permessi di affiggere, di affiggere fuori sì. dalla porta della ecco, baita quest'estate sì. scorsa. Quindi c'è ancora, ancora nella scuola questa passione, questa voglia mm. di tornare, tornare a questo nostro grande poeta. Dialettale Trentino Bene. Rivano in E attraverso questo poeta anche andare a riscoprire altri poeti, non solo Altogardesani, perché mi piace anche ricordare sì. altri scrittori, altri poeti di altre valli che ci permettono anche di mettere a confronto il dialetto nostro con il dialetto delle altre valli. Bene, vedete oggi proprio puntata nostalgica di rimembranze, di ricordi, eh? floriani <ride> naturalmente, dialetto. Vedo che qua vedete subito c'è un feeling è, ecco, che è rimasto, che è rimasto ecco. eh, vero? e quindi eh, sì. eh, ecco, naturalmente mi ripropongo di eh, rifare una puntata di questo tipo con altre maestre che ancora oggi cercano di portare il dialetto e eh, Giacomo Floriani nelle classi delle scuole elementari. Quindi ringrazio Lorenzo, ringrazio la Rita, beh, la Rita, la Rita la ringrazio <ride> ma è un grazie che continua e adesso però Concludo con il solito vocabolarietto perché qualcuno mi ha rimproverato, mi ha detto che ho dimenticato un po' di portare la vostra attenzione i soliti vocaboli. Allora oggi ve ne presento 10, come sempre, sarà qualcuno in più perché su qualche vocabolo faccio qualche distinzione. Sono in ordine alfabetico, quindi se voi avete la solita vostra rubrichetta potete riscriverli. Partiamo col botar, non botere mi raccomando, il botere è il burro da butter, questo è il botar, pensate un po', è il bottaio, colui che costruisse le botti. Però ho scoperto, grazie proprio a Rita, che si dice anche Pinter, pensate un po', il costruttore di botti è anche il Pinter, con un bel accento tonico sulla I. Poi la bottonera, beh, la bottoniera, mi raccomando, bottonera, accento tonico sulla E, che diventa accento fonico aperto, bottonera. Il ciuciol è la capinera, anche l'assiolo sono degli uccelli canterini, quindi ciuciol, vedete un bel accento tonico sulla O, naturalmente accento fonico aperto. La cocondria, pensate un po', cocondria, ancoiga, un po' de cocondria, mm. è la malinconia. Cocondria, ecco, seconda O, accento tonico e accento fonico chiuso. Picogna, eh, te sei in picogna, sei un piagnucolone. Ecco su pola questa parola, sentite pola, la o aperta, è la polla d'acqua, o anche il ramo d'olivo che si dice anche il bronze, i bronzi. però se voi vedete in dialetto, pola è con la o aperta, polla d'acqua, polla diventa con la o chiusa. Secondo il mio parere, anche se i vocabolari la mettono con l'accento la, aperto, secondo me. Quando è polla d'acqua, bisognerebbe scrivere pola, con la O chiusa. Questa è una mia libera interpretazione di questa parola. Quindi pola, il ramo d'olivo, la pola, la polla d'acqua. Poi la sfilza, è una lunga serie, una litania. La sfrisa, mi va in mente il freddo da quella sfrisa nel, 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 nella finestra, nel sperel. La sfrisa è la fessura. Strovera, beh, strovera è il buio. E poi chiudiamo con un bel verbo, zibecolare. Cioè che significa pettegolare, da cui zibecol, al maschile, te sei un te sei una zibecola, sei una pettegola. Quindi zibecolare, pettegolare, zibecol, al maschile, pettegole, pettegolo, zibecola, pettegola, pettegola, al femminile. Bene. Sentite questi dieci vocaboli con alcune divagazioni che per, mi sono permesso di fare. Spero di non aver detto qualche stupidaggine. Naturalmente a questo punto veramente la puntata è finita. Non posso non ringraziare di nuovo Lorenza. Grazie mille. Di nuovo cara Rita. E noi ci vedremo ancora, ma ci vedremo ancora penso con Lorenza con altri incontri, grazie ad altri maestri e magari anche il figlio, vediamo. Vediamo. E naturalmente saluto voi cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ricordandovi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao e arrivederci. Buonasera grazie. a tutti. Buonasera, arrivederci.